per 2-2. Ne parliamo con il dirigente Francesco Romeo. Sì, è stata una bellissima partita, una partita da categoria superiore veramente, tra due ottime squadre, e devo dire che il San Luca, anche se è una squadra che milita in promozione, sembrava una che militasse, diciamo, in eccellenza. Una grandissima partita, un grandissimo Eurogol da parte di Sebbe Romeo, un giocatore che era da circa un mese che mancava a questa squadra, perché se l'avessimo avuto in quel di Gioiosa la squadra sicuramente non avrebbe pareggiato. E niente, siamo contentissimi della prestazione, siamo con un passo in finalissima, siamo primi in classifica in campionato, siamo contenti, e contenti anche per un grandissimo pubblico che ha corso numero 12esimo uomo in campo. È accorso numerosissimo a Bocale nonostante si trattasse di una giornata feriale. Siamo stracontenti, stracontentissimi veramente per una prestazione superiore. Ci sono progetti ambiziosi, non solamente l'eccellenza. Allora, i progetti che abbiamo noi è quello di divertirci, di stare con i piedi per terra, di far divertire il pubblico, di far divertire il paese, perché il paese di San Luca merita questo, merita questo tipo di manifestazione. Progetti per il futuro, per adesso nulla, il progetto è la prossima partita in quel di Bagnara, che sappiamo che andremo ad affrontare una squadra forte in un campo difficilissimo. Questo è il prossimo progetto. Poi dopo di Bagnara avremo il recupero in casa contro il Borgia, poi un'altra partita in casa e poi il ritorno di Coppa contro il Bocale, che secondo me è una grandissima squadra. Lo dico di vero cuore, ha un grandissimo mister, e niente, siamo stracontenti della prestazione fatta dai nostri ragazzi oggi. Voglio ringraziare a nome di tutta la SD San Luca e la società ASD Bocale per l'ospitalità, che se in pratica è una società amica. Anche l'anno scorso, nonostante eravamo all'inizio con una non squadra, ci ha ospitato in una maniera egregia. Ringraziamo pubblicamente i fratelli Cogliandro e tutta la dirigenza del Bocale. Grazie e buona serata. Mister, qualora ci fosse stato qualche dubbio alla vigilia, avete dimostrato anche oggi di essere una squadra di categoria superiore, mettendo alle strette anche il Bocale, e forse ai punti il pareggio si potrebbe anche considerare un po' stretto. Penso che il pareggio sia giusto, noi siamo una squadra di promozione, abbiamo giocato contro una grande squadra, penso che il pareggio sia giusto. Noi sappiamo della nostra forza, sappiamo della nostra qualità, anche se qualche esperto in questo campionato dice che non abbiamo qualità, che non siamo una squadra che può imbere a vincere il campionato, però dico che abbiamo una grandissima squadra che anche in eccellenza secondo me farebbe bene. Però adesso andiamo avanti, sabato abbiamo il campionato a Bagnara, che è la nostra priorità. Certo, essere arrivati in semifinale di eccellenza, l'unica squadra di promozione per noi, credo per la città di San Luca, è un grandissimo onore. Adesso dobbiamo onorarla e superare il turno e arrivare in finale, anche se è difficile perché abbiamo di fronte una grande squadra. Qualità, forza, capacità nello stare in campo, ma soprattutto una grande tempra, un grande carattere. Prendere gol dopo due minuti avrebbe potuto ammazzare chiunque. Questo San Luca però ha fatto come se non fosse accaduto niente e ha schiacciato l'avversario. Ma appunto dico, io leggo sui giornali che, ripeto, da esperti di calcio, che noi non abbiamo qualità, che questa squadra è difficile che possa lottare a vincere il campionato, però oggi si è vista in campo. Io devo ringraziare tutta la nostra società, la dirigenza, per la squadra che mi ha messo a disposizione, però questa è una prerogativa di questa squadra, non mollare mai, non abbattersi mai. Penso che i risultati lo stanno dimostrando. E tutto questo pubblico che in casa vi circonda, in trasferta, si fa sentire, è un elemento in più che può essere determinante. Io devo dire, sono dal 95 che alleno, non mi era mai capitato di trovare 1000 persone al campo e giocare in casa. Questo è uno stimolo in più per i ragazzi, ma anche, devo dire che anche all'allenamento ci sono, c'è una dirigenza che ci segue sempre, non ci abbandona mai, ed è uno stimolo pazzesco per i ragazzi. Anche oggi si è visto, e teniamo conto che oggi è una giornata lavorativa, consideri che domenica di solito sono 800, 1000 euro, 1000 persone al campo. La parola a mister La Pace. Cosa ti devo dire? Su questa partita. Ma la partita era come prevedevamo, maschia,
contro una squadra forte, io l'avevo detto che di promozione questa squadra non è niente. Siamo stati due volte in vantaggio, non siamo riusciti a mettere il risultato al sicuro. Abbiamo preso un gol evitabilissimo└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└község└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└││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 └└└└└└└└└││└└└└││└└└││││└└└└└└└││││││└└└└││││││││└││││││└└││││││└└││││││└└││Poi siamo andati sul 2-1 e abbiamo sbagliato sul 2-1 il contropiede, eravamo 3-1. Poi abbiamo preso un gol da fuori classe da Sebastiano Romeo, quello è un gol, insomma, su quella palla cosa deve fare? La mette all'incrocio dei pali, purtroppo lui per noi questi colpi ce l'ha e io contro San Luca non ho niente, sono fatti la nostra partita. Tra l'altro ognuno gioca in base alla squadra che ha davanti e alla tenere arbitrale. Chi doveva garantire la regolare effettuazione della gara non l'ha fatto, è stato solo minaccioso nei nostri confronti e ne ha combinate di cotto e di crudo. Noi questo qui l'avevamo visto purtroppo a Paola. Io mi auguro che gli organi competenti, che ci sono le immagini di telemetodo, possano vedere quello che ha fatto oggi e che mi auguro che vogliano prendere dei provvedimenti e vogliono prendere la cassetta per vedere il calcio di rigore, che su 500-600 persone tra San Luca e altre persone che c'erano hanno visto che era evidente, solo lui non l'ha visto, non vede i motivi per il quale lui ha fatto finta di non vedere. Mi auguro solo che il signor Longo e chi di competenza sappia prendere dei provvedimenti. Pensavo che a Paola fosse un episodio isolato, mentre oggi si è superato e quindi prendiamo atto e non lo so, io sono per le cose drastiche, purtroppo se parlo mi mandano alla procura federale, io sarei per fare una protesta bella, tosta, soda, dove finalmente si vorrebbe prendere in provvedimento questi signori che non garantiscono assolutamente il regolare svolgimento della gara. Parliamo della partita. Ma la partita te l'ho detta, la partita è stata una partita, abbiamo sbloccato subito il risultato, ci è mancata la forza e la convinzione per andare alla ricerca del secondo gol, un po' per demerito nostro, un po' per merito del San Luca. Siamo andati sull'1-1, poi l'abbiamo sbloccata sul 2-1 un'altra volta. Alla fine del primo tempo, quando sembrava che per noi poteva essere il toccasana quel 2-1, poi ci ha pensato Sebastiano Romeo, da quel grande giocatore che è, a fare quel grandissimo gol. Poi c'è stato un battere e batte, una partita combattuta a centrocampo, nessuno dei due ci teneva a perdere, su quel calcio di rigore, guarda, cioè, stendiamo un velo pietoso. Il calcio di fronte a quelle cose, oggi abbiamo, secondo me, oggi non ha perso né il Bocale né il San Luca, oggi ha perso il calcio. A tratti si è visto un calcio spettacolo. Sì, tra le squadre che noi stiamo facendo bene in campionato, perché noi dobbiamo salvarci. Ci siamo ritrovati in semifinale, il San Luca si è trovato in semifinale, sta facendo benissimo in promozione, c'erano tutte le condizioni per far bene, ma non è che è finita qua. Certamente bisogna vedere quello che adesso il signore scriverà, però è chiaro che ci sarà un'altra partita, ce la giocheremo. È chiaro che il San Luca a questo punto è in vantaggio perché può giocare su due risultati su tre. Però l'amarezza è tale, ti ripeto, il 2-2 ci poteva stare perché il San Luca è una buona squadra. Non mi va come è arrivato, per colpa di qualcuno che non ha voluto che il Bocale vincesse. Rimane il magico momento del Bocale, che domenica ha battuto il Siderno in quel di merito 3-0 e oggi nella partita di andata delle semifinali di Coppa ha pareggiato con il fortissimo San Luca. No, per me magico momento oggi non c'è niente. Ti ripeto, di magico oggi non c'è niente, di magico c'è che abbiamo giocato di fronte a una bella cornice di pubblico, di fronte a una bella squadra, ti ripeto, non ho niente, assolutamente contro San Luca. Io troppo le mie, molto conoscendomi, le mie pacate riflessioni sono dovute al perché tu fai sacrifici, i dirigenti fanno sacrifici, i calciatori fanno sacrifici, gli allenatori fanno sacrifici, tutti facciamo sacrifici e poi il tutto viene vanificato dal comportamento di qualcuno che decide come devono andare le cose. Così no, questo non mi può stare bene, perché non mi può stare assolutamente bene, perché facendo calcio della vita oggi ho visto delle cose che pensavo che si vedevano 20-25 anni fa, mentre devo purtroppo dire con grande amarezza e con grande tristezza che le cose non sono cambiate, gira e rigira è sempre la stessa cosa. Il rigore c'era, ma l'arbitro non l'ha dato. Infatti, questa è stata eclatante. Ora anche gli amici di San Luca mi facevano notare che un rigore nettissimo che poteva cambiare la sorte della partita, anche perché era quasi finita. Quindi c'è il rammarico di questo, il rammarico di aver buttato per colpa nostra anche la vittoria sul 2-1. Potevamo chiuderla e invece abbiamo
abbiamo sprecato tanto, la squadra comunque è viva, io sono fiducioso, sono convinto che andremo a San Luca a dire la nostra, e complimenti a loro, faccio i complimenti soprattutto a un pubblico meraviglioso come questo di San Luca che oggi ci ha onorato della presenza e sono stati in gamba. Detto questo però siamo molto incazzati per quello che sta succedendo nei nostri campi, che è un campo che credo che oggi non c'erano neanche le forze dell'ordine, se uno voleva essere proprio cattivo, essere insomma si poteva arrivare agli estremi, però naturalmente non è il nostro caso e non è la nostra filosofia di vita, però qualcosa bisogna fare perché la bontà spesso e volentieri non paga. Comunque i dirigenti del San Luca hanno ringraziato per l'ottima ospitalità. Vabbè, questo è da noi è un cioè voglio dire, è una cosa che facciamo con piacere, maggior ragione con gli amici di San Luca che l'anno scorso ci hanno ospitato altrettanto bene quando siamo andati a giocare da loro. E la partita è stata assolutamente regolare, aperta, leale, sincera, a volte maschia e gagliarda, ma sempre nell'alveo della correttezza. Ma assolutissimamente è stata una bellissima partita, degna di una semifinale, questo è poco ma sicuro. Ripeto, con un arbitraggio diverso, perché non ha sbagliato solo il calcio di rigore, perché sarebbe, voglio dire, riduttivo, ha sbagliato tantissimo. Io mi auguro che tramite le vostre immagini si riesce a far capire a quelli della Lega che non ci possono mandare questi ragazzi, giusto per, perché lui oggi si è cacato addosso, letteralmente parlando. Questa è l'opinione naturalmente del presidente del Bocale, Filippo Cogliandro. Accompagnato dalle immagini vostre, se mi permetti, perché voglio dire, si vede in modo esplicito che lui ha timore a qualsiasi tipo di intervento punitivo nei confronti del San Luca. Ma lo dico tranquillamente perché l'ho detto anche ai ragazzi prima, ai ragazzi del San Luca. Ma per quale motivo? Squadra più pacifica, più ben organizzata del San Luca non ne ho viste, né in promozione né in eccellenza. Quindi che motivo c'era? Ed è stato eclatante, è stato esplicito. E poi in altre sedi manifesteremo diversamente le nostre opinioni anche nei confronti di chi sta gestendo questa situazione.